Siamo qui con il complesso In My Play, che prende il suo nome da il titolo di una canzone dei Coldplay. Abbiamo qui Marco, il chitarrista di In My Play, e Francesco, il cantante. Quanti siete e come vi siete approcciati a questo tipo di band, quindi quella dei Coldplay? Allora, noi siamo in 6, abbiamo molto lavorato su questo progetto, in quanto i Coldplay sono un gruppo molto importante che è cambiato col tempo e che ha cambiato proprio l'ottica della musica popolare, e quindi abbiamo cercato di raggiungere quel livello che hanno i Coldplay, cercando con umiltà, con unità di gruppo soprattutto, cercando di farlo nel migliore dei modi, insomma. Noi sicuramente partiamo da quella che è l'ossatura dei Coldplay, quindi i primi album sono molto strumentali, molto suonati. Poi i Coldplay, come diceva Francesco, hanno cambiato molto, hanno inserito parti strumentali, orchestrali, arrangiamenti anche che loro mandano in base dal vivo. Quello che noi cerchiamo di fare col nostro gruppo è suonare tutto live, quindi con riarrangiamenti anche in alcuni punti, laddove è possibile anche inserire una doppia tastiera per riarrangiare, riarmonizzare alcune parti, così da dare l'impatto live. Fedeltà all'originale, sì, come suoni, però suonati live in maniera tale da dare quella più sulle parti dove poi la gente ama cantare, pezzi come Viva la Vida, come Paradise, pezzi che tutti quanti conosciamo, in una certa ottica riprodurli come sono in studio ma suonati live. Quindi ecco perché l'esigenza del sesto elemento, in un certo senso andare a dare quel live in più, quella botta sonora che poi dal vivo a noi soddisfa molto, e penso anche al pubblico. Qual è il vostro cavallo di battaglia? Il nostro cavallo di battaglia, almeno a mio avviso, è Shiver. Come fa Shiver, sentiamo? Don't you shiver. Poi qui leggo Maledetta Primavera, che c'è? Versione British. Una lacrima sul viso. Siete la cover Coldplay oppure altro? Ci dilettiamo in... Scusate, è tutta bella. Scusate questa intrusione, ma li sentivo, insomma, volevo un attimino conoscerli anch'io, certo, da vicino, perché poi non capiterà più di stare qui. Siete reduci a una tournée europea, da Fiorello, da Torino. Quindi stasera Giugra, insomma, è una grande novità per me. Per noi è stato di qualità, attenzione. E qui si apre un abisso adesso, con qualità, con Giugra, andiamo avanti. Sabato prossimo abbiamo una serata con il grande Franco Simone, grande magari per un pubblico adulto, perché molti adolescenti, ventenni, non conosceranno sicuramente Franco Simone. Quindi Franco Simone sarà qui sabato 14 luglio, ci sarà anche una cena a partire dalle ore 22, quindi dalle 22 alle 23 a cena, dalle 23 all'una il concerto con tutta l'orchestra completo di Franco Simone. Domenica 15 avremo una serata finale, una selezione regionale di Miss Mondo. Al Giugra facciamo le cose alla grande, scusate del poco. E poi ancora altre serate negli altri weekend di luglio, che potete tranquillamente leggere e guardare sul sito giugra.it. La serata con Franco Simone, venite a vederla. Noi andremo in diretta con te alla voce, con tantissimi altri speaker, in diretta sul canale Ustream. Potrete vedere l'interfaccia sul blog Pushblog, ricordo il sito è www.pushblog.tk, questa è una cosa che ci siamo inventati, e anche su giugra.it ovviamente. Possono registrarla e vederla anche il 12 dicembre, il 24 gennaio e il 3 marzo, perché poi l'anno prossimo ritornate a Giugra per altre eventi, insomma. Quindi grazie a Pushblog per questa occasione, per questa opportunità che dà Giugra, sono veramente fiero, come pure altri eventi ci saranno in seguito in agosto, sì. Ma non diciamo tutto adesso, seguiteci, Pushblog, giugra.it e Pascarosa, che è una località turistica tra Ostuni e Martina Franca. Siamo a 10 km Ostuni, sulla strada Ostuni-Martina Franca, Giugra, e siete subito qua. E ricordate, Giugra è solo eventi di qualità. Ciao.